La Calabria che vuoi si ritrova dopo l'appuntamento delle amministrative e ha richiamato tutti i simpatizzanti e i sostenitori per un'assemblea per programmare il futuro. Siamo con l'onorevole Gianluca Gallo, una prima risposta dopo il voto è venuta, la Calabria che vuoi ora punta a rinnovarsi e anche a delineare il futuro per cercare di creare delle alternative all'amministrazione Papasso, ma anche in Calabria, nella provincia di Cosenza, agli altri organi di governo. Sì, la Calabria che vuoi archivia il risultato delle elezioni amministrative con un dato positivo, al di là del risultato di Cassano ci sono tanti nostri uomini che sono stati eletti in consiglio comunale o sono stati nominati assessori nelle varie comunità nelle quali si sono cimentati, ricordo Marano Marchesato, ricordo Cariati, altri consiglieri comunali come San Demetrio Corona, ecco, ricordo in tante comunità nelle quali noi eravamo presenti nelle istituzioni e oggi lo siamo, quindi oggi è l'occasione come movimento politico per fare l'esame del voto, ma è anche l'occasione A per indire i congressi dopo il tesseramento per il prossimo autunno e B per dire la nostra anche sulla questione referendum costituzionale, sulla quale tutti i partiti, i movimenti politici cominciano ad esprimersi e anche noi stasera decideremo che linea tenere per il prossimo ottobre. Ecco, io credo che sia l'occasione giusta per incontrarsi con gli amici anche della provincia, con gli amici di Cassano, anche per fare un esame del voto che riguarda la nostra città, nella quale noi siamo opposizione, ma nella quale ci confronteremo su tante tematiche dicendo le cose che non ci piacciono. Non ci piace come è stato l'inizio di questa amministrazione, non ci piacciono gli spostamenti che sono stati fatti per punizione all'interno del comune. Cioè, ecco, non ci piacciono tante cose, le diremo, perché liberamente, nonostante un ruolo che non sia quello di governo che ci è stato assegnato, noi comunque abbiamo un sostegno di tantissimi elettori, amici simpatizzanti che ancora una volta continuano a seguirci e noi, siccome non siamo per le dittature, siamo per la democrazia, siamo per il confronto dialettico e democratico, stasera diamo una dimostrazione di come il confronto dialettico e democratico per noi sia la strada da seguire, la strada maestra. Il dato che più colpisce sia in campagna elettorale Cassano sia stasera che comunque state creando un laboratorio di giovani che si avvicinano alla politica e da questo ripartire per creare veramente una nuova classe politica. Ma io vengo dalla politica, vengo dall'impegno politico, anche dall'impegno nel sistema dei partiti e credo che l'impegno politico debba passare attraverso i momenti di confronto dialettico e democratico. Noi ne siamo stati sempre un esempio, magari abbiamo pagato anche dei prezzi per questo, ma continuiamo ad andare avanti su questa strada e credo che stasera anche la presenza di tanti amici della provincia ci ripaghi degli sforzi fatti e ci spinga ad andare avanti con coraggio e determinazione a Cassano come altrove, come in tutta la provincia. Stasera abbiamo ospite l'onorevole Mario Tassone, abbiamo ospite un capogruppo del comune di Lamezia, capogruppo di maggioranza, l'avvocato Luigi Muracca, che sono due amici con i quali abbiamo condiviso tanti percorsi e con i quali potremmo ritrovarci su percorsi comuni nell'immediato futuro, ma con i quali ci confronteremo stasera su questa questione referendum, perché loro già su questa questione sono più avanti di noi e potranno dirci quello che pensano, come la pensano e potranno magari spingere l'assemblea a determinarsi anche per una decisione. Ecco, tutto attraverso il confronto dialettico e democratico, attraverso decisioni che vengono dalla base. D'altro canto la Calabria che vuoi non è altro che un partito, un movimento politico che si struttura come un partito, che nasce dalla base e che dà la possibilità a chi viene, proprio a chi rappresenta la base, di assumere decisioni, di determinarsi e determinare delle decisioni. Quindi non è un movimento verticistico, non possiamo, non assumiamo decisioni verticistiche, ma ogni cosa dal nome al simbolo l'abbiamo deciso partendo da qui.